Nella puntata del 27 luglio, Paola viene rapita da Sanchez che la consegna a Petrov. Lidia riesce a racimolare i soldi per il riscatto. Nella nona puntata delle Verità Nascoste in onda venerdì 27 luglio, nuovi avvenimenti terranno il pubblico con il fiato sospeso. La trama ruoterà soprattutto intorno a Eguia, sempre più sospettato dal gruppo 9 di essere il responsabile dell'omicidio di Irina. Ricordiamo che, per quanto riguarda l'appuntamento precedente, non è stato possibile seguire la replica come di consueto, poiché la fiction non è stata caricata sulla piattaforma Mediaset Play. Anticipazioni puntata del 27 luglio. La fiction Mediaset Le Verità Nascoste sta giungendo, ormai, alle battute finali. Stando agli spoiler relativi alla nona puntata, il cerchio continua a stringersi intorno ad Eguia, con il gruppo 9 che continua a considerarlo il maggior sospettato dell'omicidio di Irina, giacché la giovane è stata trovata in fin di vita a casa sua. Nel frattempo, Lidia e Paola ricevono una notizia che le turba molto: Enrique McMahon è morto. Inoltre Lidia viene a conoscenza di un'altra scottante verità, poiché scopre che Fernando conosceva la vera identità di Paola e che non le ha detto mai nulla. Eguina e Costa, intanto, sottopongono Garrido ad un serrato interrogatorio, convinti che sia lui il vero colpevole della morte di Irina. Sanchez, invece, rapisce Paola allo scopo di consegnarla a Petrov, ma non rinuncia a richiedere un cospicuo riscatto alla famiglia. Lidia riesce a raccogliere i soldi per la liberazione della donna ma, quando giunge nel luogo indicato per lo scambio, la situazione degenera e Sanchez perde la vita. La polizia, a questo punto, si lancia alla ricerca di Paola, tornata ad essere prigioniera di Petrov. Infine, ricordiamo che ci sarà un altro segreto da svelare, e che Paola avrà intenzione di parlarne solo con Lalo. Il non appuntamento con le Verità Nascoste andrà in onda venerdì 27 luglio su Canale 5 alle ore 21:25 circa. Le Verità Nascoste, ascolti bassi. La fiction spagnola, trasmessa su Canale 5 a partire dal 25 maggio, è composta da 10 episodi della durata di 100 minuti ciascuno, mentre la versione originale, in onda in Spagna su Telecinco, è costituita da 16 episodi di circa 70 minuti cada uno. Per quanto riguarda la scorsa puntata, gli ascolti sono rimasti piuttosto bassi, anche se in leggero rialzo rispetto a quanto accaduto in precedenza. Infatti, stando ai dati Auditel, venerdì 13 luglio Le Verità Nascoste è stata seguita da 1,4 milioni di telespettatori con l'8,5% di share, mentre la rivale Velvet Collection di Rai 1 ha decisamente fatto meglio con 2 milioni di spettatori ed una media del 12,20% di share. Molti fan della serie TV di Canale 5 hanno manifestato una certa delusione dopo aver appreso della mancata disponibilità della puntata su Mediaset Play che, ad oggi, non è ancora visibile.